Benvenuti a questa serata intitolata Dalla parte dei ghiacciai, il cambiamento climatico e il ciclo dell'acqua in pianura padana. Io sono Giuseppe Del Signore, sarò il moderatore di questa tavola rotonda. Sono il presidente dell'associazione giornalisti Ronandi. Mi scuso con voi per la mascherina, ma sono in autosorveglianza, quindi sono vincolato a metterla. Prima di addentrarci in quelli che saranno i contenuti di questa tavola rotonda, chiamerei a fare un saluto Paolo Banfi, che è direttore del Rotary Club Lomellina. Presidente, scusate. È questo, no, è questo il microfono. Buonasera a tutti i presenti e un caloroso saluto a tutte le autorità civili e rotariane. Benvenuti a tutti a nome del gruppo Sforzesco, che è composto dai Rotary Club di Abetegrasso, del Cairoli, Lomellina, Mede Vigevano, Morimondo Bazzia e Vigevano Mortara. I sei Rotary Club del gruppo Sforzesco sono stati da molti mesi impegnati nello sviluppo e nella realizzazione di questo service evento voluto come progetto di largo respiro. Infatti, il nostro service Dalla parte dei ghiacciai, il cambiamento climatico, gli effetti sul ciclo dell'acqua in pianura padana è già diventato realtà nel recente passato e continuerà con quello che presentiamo questa sera e durerà tutto il prossimo mese di ottobre qui a Vigevano e oltre in altre città della Lombardia. La parte già percorsa è stato un convegno-evento che ha avuto luogo a Santa Caterina Valfurva il 17 e il 18 settembre scorsi, frequentatissimo dai rotariani dei sei club citati prima, dai loro familiari, dai loro amici e conoscenti. Lassù abbiamo avuto l'occasione di vedere i destinatari di questo service, che è il Servizio Glaciologico Lombardo, al lavoro per monitorare il ghiacciaio dei Forni, uno dei più vasti della Lombardia, ma anch'esso in crisi di scioglimento e riduzione a causa dei cambiamenti climatici che affliggono tutto il mondo e anche le nostre terre. Abbiamo ascoltato tre relazioni scientifiche sulla situazione odierna dei ghiacciai e il loro rapporto con il riscaldamento globale. La seconda parte del nostro service, evento, si è svolta e si svolgerà a Vigevano, nell'ambito del Festival delle Trasformazioni, che per il secondo anno ha dato ospitalità alle iniziative dei Rotary Club. Infatti, lo scorso 23 settembre si è tenuta l'inaugurazione della mostra fotografica itinerante Dalla parte dei ghiacciai, allestita presso Palazzo Merula. Questa mostra, già nei primi giorni di apertura dopo l'inaugurazione, ha riscosso attenzione, che si è concretizzata in numerose visite di cittadini e di giovani. Per approfondire il significato di questa mostra fotografica itinerante, siamo qui questa sera per ascoltare tre relatori che ci intratterranno sul problema del riscaldamento globale, sostanzialmente, e per discutere sui cambiamenti climatici che incidono negativamente sui ghiacciai e sull'acqua disponibile per una sostenibile vita del nostro pianeta e nel nostro territorio. E ora lasciatemi dire un grazie di cuore a tutte le persone e gli enti che hanno realizzato un grande lavoro di squadra. In primis, il Servizio Glaciologico Lombardo, ma anche il Comune di Vigevano, l'Associazione Assesia, il Consorzio Lombardo della Valle del Ticino, Photo Friends di Vigevano, il gruppo Fotogallery di Pieve del Cairo, ma ancor di più gli studenti dell'Istituto Casale che si sono resi disponibili a fare da accompagnatori ai visitatori della mostra fotografica durante tutti i fine settimana di ottobre. Certo, oggi il grido dell'acqua è il grido dei poveri, degli esclusi, degli emarginati. Dobbiamo assolutamente evitare che il riscaldamento globale, con le sue ricadute negative sulla disponibilità dell'acqua, continui a minacciare il futuro della nostra società.
Il compito di tutti noi e dei nostri Rotary Club è quello di continuare a sensibilizzare i cittadini, specialmente i giovani, e suggerire comportamenti personali di adattamento e che siano virtuosi a livello di inquinamento e quindi neutrali per quanto riguarda il cambiamento climatico. Quello che abbiamo fatto ora è solo l'inizio di un percorso di civilizzazione che abbiamo concretizzato poi con gli inviti agli studenti di tutte le scuole del nostro territorio. Ed abbiamo la ragionevole speranza che studenti, docenti e cittadini nei prossimi giorni e durante tutto il mese di ottobre visitino la mostra fotografica di Palazzo Merula. Ci auguriamo che questo umile service rotariano possa rendere la vita sulla nostra terra più sostenibile e che in futuro potremo continuare a dire con San Francesco che tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è tanto utile e umile e preziosa e pura. Grazie per l'attenzione. Grazie. E ora passo la parola a Omar Bortoletti, che è il coordinatore per iniziative Grandi Donatori, Via d'Azione Ambiente, Zona Europa. Grazie. Autorità rotariane, amici e amiche rotariane, signori e signore, un cordiale saluto. Non potevo non essere qui questa sera, visto il mio ruolo, che è quello di sensibilizzare a livello Europa i rotariani sull'ambiente e sui problemi relativi all'ambiente. È un bel discorso, a livello Europa, quindi ce n'è di strada da fare e da percorrere. Però i rotariani sono sempre pronti ad agire e durante un problema e loro ci si affidano subito, ci si lavorano subito. In effetti hanno capito i rotariani che ormai il mondo è il cortile di casa e hanno capito che non si può non evitare e non hanno indugiato di fronte al problema, come vedremo questa sera e come ci ha già spiegato il primo relatore. Sanno affrontare i problemi alla loro maniera, cioè elaborando e realizzando progetti molto concreti e volti verso il futuro. Il cambiamento climatico potrebbe distruggere molte delle fonti di sostentamento di molte popolazioni, parliamo di milioni di persone, e potremmo trovarci di fronte a delle situazioni di emigrazione di cui adesso ci possiamo soltanto sognare di quanto possono essere. Il mio compito rotariano, come dicevo prima, è quello di sensibilizzare i rotariani verso il mondo che ci circonda e la mia più grande difficoltà al riguardo è vedere come questo problema non sia assolutamente sentito da un punto di vista di urgenza. Quindi credo nella maggior parte delle persone che possiamo vivere tranquillamente la nostra vita, tanto prima o poi sì, succederà qualcosa, ma molto in là nel tempo. Mentre invece vediamo tutti i giorni dalla televisione che questo non è assolutamente vero. Il problema è veramente urgente, ma non devo certo dirlo a voi che avete già recepito questo discorso e vi siete applicati in maniera molto determinante su questa situazione e di questo vi faccio i complimenti. Termino con un'informazione. Negli ultimi 5 anni la Rotary Foundation ha speso 18 milioni di dollari nel settore ambiente sui Global Grant legati all'ambiente. Sono pochi, ma è anche vero che noi esistiamo soltanto dall'anno scorso come 7ª via di azione del Rotary. Quindi sicuramente andando avanti spenderemo molti più soldi dalla Rotary Foundation per questo tipo di eventi. Continuiamo ad aiutare la Rotary Foundation perché la Rotary Foundation aiuti noi. Grazie dell'attenzione. Grazie mille. Prima di entrare nel vivo della tavola rotonda, chiederei a Michele Rinsalata, che è anima di Rete Cultura del Festival delle Trasformazioni, dentro il quale ho ospitato questo evento, per un breve saluto.
Grazie per l'anima, ma penso che sia un po' troppo. No? Abbiate pazienza. Innanzitutto buonasera a tutti. Volevo innanzitutto complimentarmi con la mostra. Io oggi l'ho vista, no? Non sono andato il giorno dell'inaugurazione, ma sono andato oggi, quando oggi pomeriggio abbiamo accompagnato a vedere il Palazzo Merlo e poi fare un giro della città. Abbiamo accompagnato Dove Moran, una personalità che magari tanti non conoscono, ma domani sarà presente qui in un incontro con le scuole e al pomeriggio un incontro con il mondo imprenditoriale, di questo personaggio un po' particolare. Sono sicuro, o quasi sicuro, che voi non lo conoscete, non lo conosciate. Se no, vi dico semplicemente che è quello che ha inventato la chiavetta USB, no? Quel meccanismo, insomma, che ci ha facilitato molto la vita. E quindi diciamo, è stato per noi importante averlo qui a Vigevano e presentarlo alla città. Torno un attimo al tema. Ho visto la mostra e mi è sembrato molto, molto, molto adatta anche al festival. Quando Michele me l'aveva parlato un po' di tempo fa, avevo detto sì, è una cosa che si può fare, se ti ricordi, si può fare anche perché attiene proprio ai temi del nostro festival delle trasformazioni, una manifestazione che guarda i cambiamenti, le trasformazioni del nostro mondo, no? E quest'anno, tra l'altro, l'abbiamo dedicato proprio a due questioni che io continuo a dire che secondo me sono importanti e che sono diventate più importanti soprattutto negli ultimi mesi. Uno è la transizione digitale. Io su questo faccio sempre appello, per capire a che cosa mi riferisco, faccio sempre appello, invito tutti a mettere le mani in tasca e si vede che, insomma, il telefonino ci ha cambiato la vita. È una piccola cosa, prima citavo la chiavetta USB. E la seconda, quando siamo partiti con la transizione, si diceva, vabbè, siamo partiti nel mese di febbraio, la transizione digitale, la transizione ecologica, beh, è diventata attuale. Basta vedere quello che è successo nei mesi scorsi e quello che è successo anche nei giorni scorsi. Quindi fate bene anche con la mostra, perché le fotografie parlano più di tante parole, a sensibilizzare la gente su questo tema. Siamo, e mi avvio alla conclusione, siamo praticamente a metà percorso del nostro festival ed è giusto anche dire, fare anche una piccola, come dire, un piccolo consuntivo. E il consuntivo è dovuto proprio a questo fatto, una sottolineatura più che altro, alla coralità del festival. La caratteristica del nostro festival è che è un festival corale, dove partecipa la città, ed è il motivo per cui ci sono le tante associazioni. Perché non so se avete visto, ci sono oltre una quarantina, 37-38 eventi, ma tantissimi sono organizzati dalle associazioni come la vostra, no? E quindi questa è la ricchezza del festival, ma su questo dobbiamo fare ancora un passo in avanti per l'anno prossimo. Dobbiamo cercare di renderlo ancora più corale, proprio con una partecipazione da parte di tutti, e in modo che diventi effettivamente il festival della città, ma non solo il festival della città. Perché i relatori che sono venuti sono relatori veramente di rilievo, e con tutti gli interventi, cioè, ci fanno pensare sulle trasformazioni, su come il nostro mondo sta cambiando. Io mi fermo, vi auguro buon lavoro e continuiamo ancora così. Grazie. Grazie. E adesso è il momento di entrare in quello che è il tema. Può sembrare forse addirittura buffo pensare di parlare di siccità in questo momento e di quello che è il contesto del ciclo dell'acqua, nel momento in cui dopo mesi ha un pochettino anche ricominciato a piovere. Eppure forse è proprio l'occasione giusta, perché noi siamo abituati a prestare un'attenzione al momento acuto, anche con la cronaca, mentre è finito in fondo, non è più così centrale. Nonostante ciò, noi sappiamo, ce lo dice anche il bollettino idrometeo dell'ARPA Lombardia, l'ultimo che è stato emesso, che è relativo ad agosto 2022, che l'estate che si è appena conclusa è stata tra le più siccitose nelle serie storiche, e che anche se lo scenario che abbiamo davanti, che è quello autunnale, dovrebbe avere un progressivo ritorno alla normalità, tutti i dati ci dicono che siamo di fronte a una patologia che non è acuta, è cronica.
E quindi credo che i nostri relatori ci aiuteranno proprio a entrare in quest'ottica, nel vedere non solo l'evento acuto, le scene certo tragiche del Po in secca e quant'altro, ma anche quello che è la continuità, perché è nella continuità che poi si determinano i cambiamenti climatici, visto che parliamo di clima e non di meteo. Il primo intervento è quello di Pierangelo Metrangolo, che è professore ordinario, direttore vicario del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica, Giulio Natta del Politecnico di Milano. E quindi io cedo a lui la parola. Perfetto, grazie. Magari utilizzo quello se possibile. Pronto? Mi sentite? No, non funziona? Allora, cambiamento climatico. Per cambiamento climatico occorre essere rigorosi e definire cosa si intende, e di fatto si intende sicuramente l'impatto dell'attività umana, antropica, su quello che stiamo vedendo poi dopo manifestarsi come un cambiamento climatico, soprattutto collegato, come vedremo, alla combustione dei combustibili fossili. E questo lo dice, lo dicono le Nazioni Unite. Quindi bisogna essere rigorosi, è un fatto ormai incontrovertibile ed è legato all'attività dell'uomo. E il motivo è che rilasciando questi gas della combustione, tipicamente l'anidride carbonica, l'anidride carbonica, per la sua struttura chimica, impedisce che la luce solare venga completamente riflessa, ma di fatto incontra gli strati più alti dell'atmosfera, dove di fatto torna, rimbalza proprio sulla Terra, di fatto spostandosi nell'infrarosso e quindi riscaldando proprio il pianeta, proprio come fa una lampadina di fatto. Ora, il risultato si vede qui, ed è molto molto chiaro, dove stiamo parlando di migliaia di anni indietro, il contenuto di CO2 era nettamente inferiore a quello che è adesso. Ma tenete in mente questa sottile linea, perché questa sottile linea è ingrandita in questo grafico, dove si vede che in un tempo brevissimo, 40 anni, siamo passati da 260 ppm, che significa parti per milione, a 400 parti per milione, con un aumento di 2 ppm all'anno. E mica c'è solo la CO2, perché di fatto c'è anche il metano, e il metano, biometano, è un combustibile. Ma c'è anche l'ossido di azoto, che è un tipico gas rilasciato dai motori a scoppio. Bene, tutti questi sono gas serra, e non sto menzionando, se vogliamo, anche un po' i peggiori di questi gas serra, che sono tutti gas utilizzati nella catena del freddo, nella refrigerazione, nei nostri condizionatori. Per darvi un'idea, se il potere di global warming, di riscaldamento globale dalla CO2 è 1, quello di un refrigerante da condizionatori è 100.000. Capite la differenza e capite quanti condizionatori stiamo utilizzando. Ora, il tutto si risolve praticamente con tutti i modelli e con tutti gli studi utilizzati che convergono su un unico risultato, che attualmente la temperatura del pianeta negli ultimi anni è già aumentata di 1,2 gradi a livello globale. E giusto per darvi un'idea di cosa è successo in questi ultimi anni dalla rivoluzione industriale in poi, in questo video si vede come l'intervallo rimane all'interno di un errore statistico tra 0, magari meno 1, forse più 1, ma non vi anticipo niente, godetevi un po' il video, ma inevitabilmente, per chi fosse ancora scettico, segna, se vogliamo, il contributo, soprattutto recente come vedrete, di quella che è l'attività antropica. In particolare, vi ricordo, combustione, refrigerazione, ma non solo. La temperatura sta virando verso il rosso, sempre più vorticosamente, sempre più in alto. Siamo all'inizio del 2000,
siamo al 2010, stiamo arrivando al 2020 e questo è incontrovertibile. Siamo verso quell'1,2 gradi di temperatura in più. E il pianeta ha la febbre, perché quella è una temperatura media, ma è evidente che questo è mediato su tutto il pianeta, ma ci sono delle aree che si stanno riscaldando molto più di altre. Vedete qui che la variazione rispetto al 1980, stiamo parlando ben di 5 gradi. Quindi andiamo a vedere dov'è la nostra Italia e vediamo che è già abbastanza arancione. Il pianeta ha la febbre. E va bene, ma come evolverà questa febbre nel futuro? Beh, ci sono dei modelli che predicono sulla base dell'attività e del rilascio di CO2 e ci dicono che se noi invertiamo il trend, forse si potrebbe andare sotto l'1 o rimanere stabili. Se ci si accorda tutti quanti per decarbonizzare l'accordo di Parigi, forse riusciremo a rimanere circa 1,9, ma se non ci si accorda tutti andremo a finire a più 4 o negli scenari scientifici peggiori anche a più 8 gradi. Quindi vedete che questi sono i modelli. L'1,9 è l'accordo di Parigi. Posso dirvi, è già saltato. Con la crisi energetica e con la crisi russa, l'1,9 ce lo scordiamo. Siamo già, se ci va bene, a 2,6 come scenario. Okay? Quindi bisogna evitare di andare verso il rosso. Ora, cosa succede se la temperatura sale? Beh, succede che evidentemente il ghiaccio del mare Artico si scioglie, i mari si innalzano, la Groenlandia si scioglie, si frammenta. Ma non solo, vedete che la temperatura, scusate, il pH, cioè la misura dell'acidità del mare, tenderà a diminuire e quindi a diventare acido perché la maggiore quantità di CO2 si scioglie nel mare. E questo potete immaginare che dramma possa essere per l'ecosistema. Quindi c'è tutta una serie di importanti effetti che, per andare a vedere localmente su ghiacciai alpini, vedete delle figure di confronto realizzate dal Servizio Glaciologico Lombardo, che ringrazio, dove i ghiacciai, soprattutto quelli piccoli presenti nelle Alpi, sono praticamente spariti. E il ghiacciaio sostanzialmente contiene solo una piccolissima quantità di acqua dolce, però è una grossissima riserva per l'estate, quando in caso di poca precipitazione avere una garanzia di un ricambio dell'acqua grazie allo scioglimento, chiamiamolo naturale, dei ghiacciai, è questo il loro ruolo, ma non si devono sciogliere in maniera irreversibile e troppo veloce. Vi faccio vedere questo video che dura un po', però non lo bloccherò, durerà un paio di minuti, perché è veramente drammatico. E il servizio glaciologico che noi supportiamo nel nostro service del gruppo Sforzesco posiziona delle camere fisse che riescono a monitorare per tutto l'anno e per più anni un ghiacciaio. Questo è il ghiacciaio del Fellaria e vedete che da giugno 2019, ovviamente accelerato in un anno, guardate la riduzione quanto è evidente. Passiamo a circa, in genere i ghiacciai vengono rilevati a maggio 2020, per andare poi a maggio 2021. Lo lascio scorrere perché poi dopo avrà un'accelerazione, insomma è meglio di mille parole vedere un'immagine del genere. Questa è ovviamente la ripresa durata 3 anni del servizio glaciologico che va a monitorare e a manutenere queste telecamere. Okay. Adesso lo accelereremo. Questa è la differenza che dopo verrà stimata in metri cubi e in metri lineari, perché si misura con delle palline ablatometriche, si va a vedere che circa il ghiacciaio si riduce di circa 6 metri all'anno. Il 2018 metri in 3 anni, la fronte del ghiacciaio, e non stiamo parlando ovviamente del 2022, che è stato l'anno più caldo. Vediamolo velocizzato per capire la drammaticità di quello che sta succedendo. Penso che sia un video autoesplicativo, non lo commenterò. E, di fatto, già
con le temperature degli ultimi 20 anni, i ghiacciai stanno sparendo, riduzione del 40% in 20 anni. Se manteniamo il livello promesso dei 2 gradi centigradi, forse riusciremo a preservare il 60% dei ghiacciai alpini, se agiamo adesso, ma se non agiamo adesso, in 80 anni i ghiacciai alpini spariranno, saranno un ricordo. E questo direi che ormai è lo scenario attualmente più credibile. Perché è così importante che i ghiacciai vengano preservati? Perché l'acqua, soprattutto della neve in realtà, ma quindi anche dei ghiacciai d'estate, scivola lungo la pianura padana, arriva in pianura padana dove c'è uno strato di argilla piuttosto impenetrabile, risale con un'alta pressione e fuoriesce nelle cosiddette risorgive. E non è un caso se la fascia di risorgive si posiziona proprio in pianura padana, e non è un caso quindi che la pianura padana sia così fertile, è dovuto proprio alle risorgive. Ma se si esaurisce a monte, evidentemente prima o poi si esaurirà anche a valle. E questo giusto per dare un'immagine di quello che abbiamo visto, questo è il Po recentemente, in quest'estate, i livelli di siccitosi li conosciamo tutti, è inutile insistere, ma è fondamentale che le risorgive hanno garantito la fertilità della pianura padana, ma dovessero esaurirsi, bisognerà cambiare qualcosa. Ora, ma non solo, c'è un'altra problematica, sciogliendosi i ghiacciai il livello del mare si alza. Quando vedete delle immagini eccessive in cui la pianura padana sia completamente inondata, sono in realtà delle proiezioni a lunghissima scadenza, probabilmente anche false, probabilmente dovute anche ad altro. Però uno studio molto affidabile e molto recente ci dice che abbiamo 40 aree costiere a rischio per 5.000 km quadrati di costa che verranno erosi nei prossimi 10-20 anni. E questo significa che l'acqua marina penetra nel terreno, penetra nella falda e quindi di conseguenza anche lì, magari non inondando, crea comunque dei problemi. Queste sono le aree costiere a rischio, più o meno complessivamente è un'area superficiale circa pari a quella della regione Liguria. Allora, se fossimo partiti a ridurre le emissioni di CO2, e allora si potrebbe ipotizzare una riduzione di, ad esempio, di 10% annui, ma se avessimo iniziato nel 2000, iniziando adesso siamo costretti a ridurre del 6% all'anno, ed è chiaro che nella situazione più tardi decidiamo di decarbonizzare, più dobbiamo tagliare velocemente le nostre emissioni, ed è chiaro che è difficile, perché significa, ad esempio, lo sapete che c'è un target di questo tipo, abbandonare l'auto a motore a scoppio entro il 2035. Capite che grossa rivoluzione tecnologica c'è dietro questo. Ora, guardiamo un po' quelle che sono le stime da parte del Centro per la Mitigazione del Cambiamento Climatico. Fino a meno 40% della portata dei fiumi e dei corsi d'acqua entro il 2080, un'ulteriore riduzione del 10% per i prelievi, dove in questo caso si scatenerà una competizione tra i settori che dovranno poter attingere a quell'acqua lì. Quindi l'agricolo sottrarrà all'idroelettrico, ma l'industriale probabilmente lo sottrarrà all'agricolo e così via. Quindi ci sarà chiaramente una riduzione. Tralascio la questione di precipitazioni e altro, sempre più tempestose, ma andiamo a vedere che cosa succede per quanto riguarda ad esempio l'agricoltura. Bene, si stima che la pianura padana possa arrivare con un cambiamento stimato tra i 2 e i 4 gradi nei prossimi anni, si stima che possa arrivare ad un clima subtropicale. Quindi capite che le colture adesso non sono certo quelle di un clima subtropicale. Ad esempio si stima che olivo e vite possono salire molto in alto, ma anche sulla zootecnia gli effetti ovviamente saranno e sarebbero evidenti. Voglio lasciarvi però un messaggio, forse un pochino più positivo rispetto a quello che ho fatto vedere finora. Guardate che la maggioranza delle emissioni di anidride carbonica vengono dall'ambiente domestico, quindi ognuno di noi in questa sala ha una responsabilità, per cui spegnere la luce, ridurre il consumo, abbassare la temperatura, oppure magari rinunciare al cellulare di ultima generazione. Per darvi un'idea, esiste più oro in questo momento nei cellulari che in tutte le miniere del mondo. Ora,
tutto questo, il nostro consumo domestico è la maggiore fonte di rilascio carbonico, più della produzione di cibo, più dei viaggi e più della produzione di beni e servizi e molto di più del ciclo del rifiuto. Concludo dicendo che quindi tutti noi possiamo fare qualcosa e il Rotary che agisce ha già fatto qualcosa, no? Perché i 6 club del, come si diceva prima, del gruppo Sforzesco si sono messi insieme, vedete i 6 club, a promuovere e a collaborare col servizio glaciologico a realizzare questa terra glacialis di cui si diceva prima che sarà esposta a Palazzo Merula fino al 30 di ottobre. Vi invito ovviamente ad andare a visitarla, ma non solo, i rotariani prendono e partono perché vogliono toccare con mano. Quindi siamo andati proprio sul ghiacciaio dei Forni con il Servizio Glaciologico Lombardo che ci ha mostrato come ha misurato l'arretramento e ha purtroppo rilevato che la fronte del ghiacciaio dei Forni si è arretrata quest'anno di 18 metri. Pensate ai 6 metri prima di un periodo normale. 18 metri sul Forni, abbiamo fatto ovviamente una conferenza e abbiamo portato anche i bambini sulla fronte del ghiacciaio perché bisogna insistere ovviamente sulle nuove generazioni. Questo è quello che volevo raccontarvi, ovviamente poi dopo sono disponibile in caso di domande, sono qui. Grazie. Grazie per la relazione e passo la parola a Gianluca Chiarucci, insegnante e professore contratto anche presso il Politecnico di Milano, consulente agronomo e forestale. Posso darmi il consulente? Anche questo, no, ci sarà il consulente. Allora, grazie. Arriva? Sì. Arrivato. Allora non c'è. Se mi scambi a vengo di lì, perché non ci arriva mica. Tirando. Ci siamo. La relazione del professore che mi ha preceduto è molto esplicativa sulla problematica. Grazie. La relazione del professore che mi ha preceduto è molto esplicativa riguardo la problematica dei ghiacciai. Io vi propongo qualche osservazione che è semplicemente integrativa, ma non è sostitutiva di quanto è stato detto. E principio considerando qual è il nostro rapporto con l'acqua. E uso un criterio un po' banale, un rapporto di amore, ma è anche un rapporto di odio. Noi abbiamo bisogno dell'acqua senza la quale non possiamo nemmeno vivere. Non a caso la storia ci insegna che gli insediamenti umani sono stati sviluppati laddove c'era disponibilità di acqua. È un dato che ci consegna la storia. Ma non di meno, la nostra esistenza e anche tutte le nostre attività economiche e non temono l'acqua per tutti gli effetti negativi che si determinano quando l'acqua è in eccesso. Quindi il governo dell'acqua è un governo che gestisce due aspetti. Un aspetto è il procacciamento dei corpi idrici, l'altro aspetto è la gestione del surplus idrico. Recentemente abbiamo assistito con angoscia a quell'evento verificatosi nelle Marche che ha devastato il territorio, ha ucciso delle persone. Quello è un evento eccezionale rispetto al quale non c'è modalità di gestione. 400 millimetri di acqua piovuti in un tempo brevissimo non possono essere gestiti da nessun sistema idraulico. 400 millimetri di acqua significano per ogni metro quadro versare 400 litri nell'arco di qualche ora. Non c'è modo di poter gestire. Certo, questo non deve farci dimenticare che parecchi problemi nostri sono anche legati alla maniera con cui gestiamo l'acqua, sia per le finalità irrigue, sia per le finalità di drenaggio. Va da sé che possiamo gestire l'acqua nella misura in cui l'acqua c'è.
Questo è proprio banale. Ma se manca l'acqua alla base, il discorso si ferma. Quindi, quanto sto per dirvi è fortemente collegato con ciò che ha affermato il professore che mi ha preceduto. La risorsa idrica è senz'altro del tutto centrale nella nostra esistenza. È centrale nella vita dell'uomo, negli equilibri di un sistema che è un ecosistema, ma è anche un agroecosistema, cioè un ecosistema che coinvolge anche gli aspetti agricoli. Per il nostro territorio, certamente molto rilevanti. L'acqua è importante anche per gli usi produttivi di tipo industriale. Parecchie attività industriali hanno bisogno di acqua. Non a caso, laddove l'acqua dovesse difettare, comincerebbe la competizione tra i differenti usi concorrenti, diverse attività che desidererebbero accaparrarsi le disponibilità di acqua. Il problema diventerebbe critico nel momento in cui la disponibilità risultasse insufficiente a soddisfare i differenti usi. Come vi ho appena accennato, la gestione dell'acqua si realizza su due fronti. Bisogna derivarla, bisogna trasportarla e fino a qui lo sappiamo fare molto bene. Ma bisogna anche regimarla nel momento in cui l'acqua diventa un surplus e quindi diventa una forza devastante che impatta sul territorio. Genera devastazione, genera ingenti danni economici, può anche causare la morte di persone. Da parecchi anni noi assistiamo ad una recrudescenza dei fenomeni climatici. Questi fenomeni ci hanno portato a momenti di preoccupazione a cui sono seguiti momenti di quasi oblio. Viviamo in un'altalena che non ci porta a dare il giusto peso a un problema che non ha niente di nuovo. Noi abbiamo assistito ad un anno particolarmente siccitoso, ma per il vero, se andiamo a guardare le situazioni, non è un evento eccezionale. C'è del pregresso con situazioni critiche in termini di disponibilità idrica, solo che ce le siamo dimenticate. Viviamo un po' a ondate. Quando noi consideriamo gli acquiferi, quali criteri potremmo classificarli? Sicuramente c'è un criterio quantitativo, quanta portata ho a disposizione. C'è anche un criterio qualitativo, l'acqua ha aspetti qualitativi, senza entrare negli aspetti specifici dell'acqua termale, che sono caratteri molto, molto particolari. Limitiamoci a considerare l'aspetto della temperatura, della torbidità, ma anche il contenuto di inquinanti. È un aspetto di qualità dell'acqua e questo impatta molto sugli utilizzi agricoli. Vi ricordo che gli utilizzi agricoli producono ciò che poi, in maniera diretta o indiretta, diventa un nostro alimento. Quindi la qualità dell'acqua è un parametro tutt'altro che banale. Gli acquiferi poi si dividono in acquiferi di superficie e acquiferi di falda. La falda riemerge. Gran parte della falda che riemerge è figlia del disgelo, dei ghiacciai o dei nevai. Il sistema idrico è molto complesso ed è molto interrelato, però indubbiamente c'è una quota significativa di acqua che deriva dallo scioglimento dei ghiacciai e dei nevai, ammesso che i ghiacciai ci siano e che i nevai continuino, perché in mancanza di queste risorse a rilascio lento verrà meno una grossa fetta della portata. Lì andiamo a toccare l'aspetto della portata. Quando noi gestiamo l'acqua, sostanzialmente affrontiamo dei problemi di derivazione. Dobbiamo derivare l'acqua, poi dobbiamo trasportarla e arriviamo a distribuirla.
questa è l'acqua irrigua. Abbiamo poi il problema contrario, l'acqua in surplus, che va regimata. Non è possibile distinguere i due aspetti. Chi ragiona di acqua deve inevitabilmente considerarla tanto per il profilo irriguo quanto per il profilo della gestione del surplus. Il nostro territorio, direi tutta la pianura padana, porta con sé una storia di rilevantissime opere di ingegneria idraulica, rilevantissime, che hanno costruito anche una forma mentis degli ingegneri idraulici veramente molto pregevole. Tuttavia bisogna riconoscere che da parecchio tempo non si sta facendo più nulla. Un po' perché ci si è seduti, un po' perché la realizzazione di alcune opere che sarebbero altamente necessarie incontra delle ritrosie da parte delle collettività locali. Esiste un atteggiamento abbastanza diffuso in Italia, ma consoliamoci, è così un po' in tutta Europa, a operare con dei NIET, senza rendersi conto che alcune opere sono indispensabili e dire di no per partito preso non ci porta lontano. A cosa intendo riferirmi? Intendo riferirmi al fatto che le criticità dei sistemi di trasporto dell'acqua, sempre nel presupposto che l'acqua ci sia, perché io posso trasportare l'acqua nel momento in cui l'acqua ce l'ho. Scusate se ripeto una banalità, ma non possiamo più dare per scontato che l'acqua ci sia sempre. Non possiamo darlo per scontato. Ma dobbiamo tesaurizzare questa risorsa. I sistemi di trasporto incontrano due grossi problemi. L'evaporazione da pelo libero, quindi da superficie libera, e il percorso di filtrazione dal contorno bagnato. I canali perdono dal fondo e perdono dalle sponde. Inevitabilmente perdono i canali non rivestiti. Per mandare a zero la perdita per evaporazione occorrerebbe che l'acqua fluisse in condotte tubate, ma è opera non agevole, estremamente costosa. Si può fare tutto, ma occorrono parecchi denari. Tutti abbiamo cognizione, perché la stampa dà ampia notizia, del fatto che gli acquedotti, quindi stiamo parlando di acqua potabilizzata, sono dei colabrodi. Alcuni molto colabrodi, altri un po' di meno, ma gli acquedotti perdono quantità notevoli e assolutamente intollerabili di acqua. Ma considerate che i sistemi irrigui non sono mica meglio. Perdono tantissima acqua. Queste perdite probabilmente dovrebbero essere oggetto di una riflessione, perché una risorsa che comincia a diventare scarsa credo che vada gestita con molta più attenzione di quanto non si stia facendo. È già dal 2017 che l'Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni, molto prestigiosa, va sostenendo l'importanza di realizzare degli invasi. Invasare l'acqua quando c'è, per rilasciarla nel momento in cui vi è un bisogno, ma vi è una scarsità di apporti. Gli invasi presuppongono la creazione di buche nel terreno, in alcuni contesti la creazione di sistemi a diga, che però la collettività mal tollera. Spesso la collettività, alla quale viene proposto un intervento di questo genere, si ritira, comincia a diventare sospettosa, ricorda il Vajont, non l'abbiamo dimenticato, ma non c'è niente di comparabile,
non c'è, in pianura non c'è nulla di comparabile alla situazione del Vajont, e quindi reagisce negativamente alla proposta di realizzazione di un invaso. Probabilmente le collettività sono convinte che il problema appartenga sempre a qualcun altro, che qualcun altro lo debba risolvere, che tutto sommato il problema non sia poi così significativo come si va argomentando. Però questo approccio a spostare la soluzione ci porta ad essere tardivi. Il professor Metrangolo ci ha detto: guardate che il target del 2019 è già bruciato. Andiamo al target successivo, guardate che con la gestione dei corpi idrici in pianura non siamo tanto diversi. Due notazioni. Il PNRR, che è sulla bocca di tutti i santi giorni, mette a disposizione cifre rilevanti per la gestione dei corpi idrici. Bisogna però fare dei progetti, e le associazioni irrigue, particolarmente quelle con le spalle grosse, quelle strutturate, sono in grado di fare questi progetti, ma poi incontrano sempre l'atteggiamento dubbioso delle collettività sul cui territorio l'opera idraulica dovrebbe essere realizzata. Perché non la fate nel comune vicino? Perché non la spostate nel comune più a nord? Tutto sommato è meglio conformato. Può anche darsi che questa osservazione sia fondata, ma se il giochino è quello a continuamente spostare, probabilmente l'invaso non verrà mai fatto. E resteremo a lamentarci. La lamentazione è comprensibile, ma se diventa una scelta a sistema non porta lontano. Potremmo immaginare il nostro territorio di pianura e l'agricoltura di pianura se avessimo poca acqua o ne avessimo pochissima. Certo, guardate, possiamo immaginare qualsiasi cosa. Il grana padano ce lo dimentichiamo perché non abbiamo più di che foraggiare gli animali. Ce lo dimentichiamo. I prati non li abbiamo più, forse ci metteremo a coltivare il sorgo, faremmo solo riso d'asciutta se ci riusciamo. E comunque ricordatevi che il riso d'asciutta non ha i caratteri qualitativi del riso in coltivazione convenzionale. Noi riteniamo di essere, e lo siamo, molto qualitativi sotto il profilo del riso, e perderemmo questa plus della qualità. La qualità è intesa come varietà, ma anche intesa come resa alla cottura, come integrità della cariosside. È un rischio che penso non dovremmo correre. Benissimo, concludo molto rapidamente. Ciascuno di noi, ci ha citato il professor Metrangolo, può fare qualcosa. Sì, per esempio noi potremmo maturare presso le nostre persone, presso i nostri figli, il convincimento che il problema non è sempre solo di qualcun altro, che è invece l'atteggiamento largamente diffuso. Il problema non è mio, è di qualcun altro. No, il problema è un po' di tutti, è di un sistema produttivo, è di un sistema territoriale, e come tale dovrebbe essere affrontato. Dovrebbe essere affrontato dalle forze politiche, dovrebbe essere ragionato anche dalle comunità locali, che invece tendono a spostare la soluzione purché sia nel comune confinante. È una politica questa molto, è veramente di cabotaggio troppo piccolo. Il problema è territoriale e come tale credo debba essere affrontato. Grazie per la cortesia di avermi ascoltato. Grazie. Lezione. Tra l'altro ha citato il PNRR, ma per quanto riguarda Ambi si è lamentata più volte col governo perché il piano invasi al momento non potrebbe essere finanziato con le risorse del PNRR, quindi in attesa di novità anche normative. La terza relazione è quella di Massimo Bragheri,
membro del consiglio di gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino, in particolare alla delega alla vegetazione e boschi, aria, acqua e suolo, se ricordo bene, e vigilanza e volontariato. Certo. Cedo la parola. Grazie. Come preferisci. Buonasera a tutti. Chiaramente io non ho una relazione così tecnica e approfondita come i professori che mi hanno anticipato, perché chiaramente io faccio qualcosa di diverso, sono un amministratore di un ente e io posso parlare nella mia relazione soprattutto di che cosa fa il Parco del Ticino invece per contrastare, per far qualcosa per contrastare il cambiamento climatico in atto e tutelare le risorse, la risorsa acqua. Tanto un inquadramento: il Parco del Ticino è un ente che quasi 50 anni fa, con una lungimirante intuizione di alcuni amministratori locali, si è creato per tutelare un territorio, un'area che si stava consumando. C'erano dei presi che purtroppo stavano, tornando a quanto diceva il professore, per essere antropizzati, usati, e che invece si è voluto mantenere a livello naturale. Successivamente questo consorzio è diventato l'ente Parco del Ticino, con l'ente regionale che tutti conosciamo. Purtroppo, secondo me, non abbastanza. Tantissime persone hanno nel loro immaginario che il Parco del Ticino è qualcosa di diverso di quello che è. Vedono i nostri boschi, magari li vedono e pensano che siano, come si può dire, disordinati, perché nel loro immaginario collettivo il parco dovrebbe essere il classico parco urbano con il prato fruibile, mentre da noi sono parchi naturali e di conseguenza hanno le loro caratteristiche. Tenete presente che, guardando dal satellite, comunque dallo spazio, la pianura padana, si può notare una striscia verde che parte dal Lago Maggiore e arriva alla confluenza del Ticino con il Po fino a Pavia. Sono 110 chilometri di asta fluviale e sono circa 20.000 ettari di bosco, che direttamente o indirettamente sicuramente danno dei vantaggi anche nel contrasto al cambiamento climatico. Il rapporto del parco con l'acqua. L'acqua è una principale risorsa che permette la vita, lo diceva il professore prima. Il mondo vegetale e quello animale dipendono da questo elemento. Anche la geologia della Terra è influenzata appieno dall'acqua. I cambiamenti della forma nelle varie ere della nostra Terra è derivato anche dall'acqua che l'ha modellato. Il rapporto tra il parco e l'acqua può essere interpretato proprio anche dal nome, Parco del Ticino. Noi nel nostro nome abbiamo il nome Ticino, il fiume che ci lega e che ci dà questa possibilità riportandola all'acqua, fa sì che quest'acqua che normalmente nel Ticino venga, come diceva il professore, derivata e utilizzata in tutto il bacino del Ticino fino al congiungimento col Po, derivata dalle varie opere idrauliche che il professore prima citava. Noi, nei nostri compiti, abbiamo la missione di tutelare questa risorsa e di mettere in atto o proporre soluzioni. Chiaramente non possiamo fare tutto noi, perché con i nostri pochi mezzi sicuramente non riusciamo, però possiamo proporre delle soluzioni o per proteggerla, ma anche facciamo praticamente delle azioni proprio per questo. È evidente appunto che le attribuzioni, i poteri che abbiamo, gli strumenti che abbiamo sono una piccola cosa rispetto al grande problema che si è venuto a creare e che sta montando e che purtroppo è stato nell'oblio, come diceva il professore, per molto tempo. Però è proprio con la volontà e con le azioni di tutti, quindi non solo del parco, ma anche dei cittadini, con grandi mezzi, ma anche con piccole azioni quotidiane, che possiamo riuscire a contrastare quello che sta succedendo. È evidente che nella storia del nostro pianeta situazioni di cambiamento climatico epocale ci sono stati nel passato, però dobbiamo considerare che quello che stiamo vivendo oggi è sicuramente accelerato dalla presenza degli uomini, e soprattutto è la prima volta che qualcuno al di fuori dei processi naturali può fare qualcosa per contrastarli, questi cambiamenti.
Questo è un aspetto che dobbiamo interiorizzare e cercare di comunicare il più possibile. Tutti noi dobbiamo fare qualcosa. Chi può fare di più, chi può fare di meno, ma tutti dobbiamo essere consapevoli di dover fare qualcosa. Quest'anno c'è stata la tempesta perfetta e l'abbiamo vista sotto gli occhi di tutti. Ci sono stati comuni nevosi ridotti durante l'inverno, c'è stato un periodo siccitoso esagerato rispetto ai classici periodi siccitosi alternanza e piovosi che ci sono normalmente nel ciclo delle stagioni, temperature elevate durante tutto il periodo estivo. E poi ci sono anche aspetti sociali che dentro in questa cosa, ci sono state carenze di risorse e ci sono state anche necessità di fare nuove coltivazioni perché c'è stato questo problema in Ucraina della guerra che ha portato all'imitazione di materiali, di sostanze e di prodotti agricoli di cui avevamo bisogno. E diciamo che quelli che dobbiamo focalizzare per cercare di comunicare che è vero che c'è questo cambiamento climatico sono fatti che abbiamo visto per esempio in questa estate, il lungo periodo di siccità che c'è stato. Questo è una cosa che è capitato altre volte, ma non con la frequenza sta aumentando di questi periodi siccitosi così lunghi. Tra l'altro c'è quest'altro problema, i cambiamenti climatici portano a una riduzione della frequenza, ma a una maggiore intensità, violenza dei fenomeni atmosferici, cosa che vedremo poi ci crea anche delle difficoltà nel controllo e nella regimazione delle acque. E poi c'è anche il progressivo aumento delle temperature che ha fatto vedere prima il professore nei suoi grafici, che ha portato alla continua riduzione dei volumi dei ghiacciai. Però c'è stato anche un aspetto positivo di questa tempesta perfetta di quest'anno. L'aspetto positivo che ha risvegliato nell'opinione pubblica l'attenzione a questa situazione. È importante per noi far sì che questa attenzione continui ad esserci e che non si perda in quel famoso ciclo su e giù ondivago che fa sì che siamo in autunno e quindi non abbiamo più il problema contingente e quindi ce ne dimentichiamo fino a quando capiterà ancora. Nel frattempo questa situazione ci ha anche responsabilizzato proprio tutti a dover fare qualcosa, di mettere in atto misure di contrasto. Che cosa fa il parco che fa da tanti anni? Questa cosa in pratica bisogna adottare le cose che tutti dovrebbero fare, diciamo. Dovrebbero adottare delle misure e dei comportamenti virtuosi, cercare di sfruttare meglio le risorse naturali che abbiamo e soprattutto interiorizzare che facciamo parte di un ecosistema in cui è la terra al centro di questo ecosistema e non l'uomo, non è egocentrico questo ecosistema. Dobbiamo trovare il sistema di trovare un punto di equilibrio. Ci siamo, dobbiamo fare le nostre cose, l'antropizzazione c'è, bisogna trovare il giusto equilibrio e il Parco del Ticino è anche un'area MAB, una riserva MAB dell'UNESCO proprio perché è in una condizione dove c'è una forte antropizzazione ma con anche una forte naturalizzazione di alcuni ambienti. Cosa facciamo noi del Parco per il contrasto ai cambiamenti climatici? Tutte le attività del Parco e i principi che governano, che governiamo, vanno naturalmente verso questi comportamenti virtuosi che vi dicevo, magari non volontariamente, ma il fatto che le attività che abbiamo portato, che portiamo avanti da tempo e che adottiamo, sono proprio delle azioni naturali per contrastare il cambiamento climatico. La tutela degli ecosistemi e della biodiversità impattano naturalmente su queste cose e soprattutto, anche se lo scopo iniziale era quello di tutelare la biodiversità, ha come effetto collaterale il fatto di cercare di contrastare i cambiamenti climatici. Ad esempio la tutela delle foreste, vi dicevo dei 20.000 ettari di foresta che abbiamo nel Parco del Ticino, erano fatti per tutelare gli animali e le specie vegetali e la biodiversità che c'era all'interno di queste aree, però intanto hanno fissato carbonio. E questa è una delle azioni che possiamo fare tutti. Intendo dire, noi continuiamo a fare boschi, continuiamo a fare inserimenti di nuove piante sul territorio.
Anche la conservazione delle alcune culture in agricoltura che noi incentiviamo, perché il nostro parco ha una forte connotazione agricola. C'è una parte di parco naturale che è più proprio concentrata sul fatto che è fatto di boschi e di corsi d'acqua, ma c'è anche tutta una parte del territorio, soprattutto, che è invece territorio agricolo. Poi abbiamo anche altri tipi di antropizzazione, come industria, abbiamo addirittura un aeroporto internazionale all'interno di un parco, che siamo forse l'unico caso nel mondo in cui c'è una cosa del genere. Però, per esempio, questa fissazione del carbonio che noi facciamo con i nostri boschi sicuramente limita questi gas serra che provocano il riscaldamento globale. Questo che dicevo dell'agricoltura, noi incentiviamo l'utilizzo di tradizionali sistemi di agricoltura, anche per mantenerle come tradizione nel tempo, che sono per esempio le marcite, piuttosto che la coltivazione in acqua del riso. Cose che danno dei vantaggi ecosistemici e di tradizione per quanto riguarda la coltivazione, ma danno anche un miglioramento con un'inerzia termica del microclima e la ricarica delle falde. Sono azioni che bisognerebbe sicuramente incentivare e portare avanti. Da qualche tempo facciamo ancora di più, nel senso, rispetto a quello che è la nostra mission di parco, abbiamo proprio un indirizzo specifico sul contrasto ai cambiamenti climatici. Per esempio, nella definizione e nell'attuazione delle misure di compensazione di grandi opere, otteniamo la possibilità di finanziare la creazione di nuovi boschi, quindi la compensazione ambientale di un'opera, per esempio il famoso passante ferroviario T2 di Gallarate, piuttosto che l'alta velocità e l'allargamento dell'autostrada, ci hanno dato risorse proprio per investire in questi boschi. E, tra l'altro, ci sono delle tendenze nuove, come per esempio le sponsorizzazioni da parte di alcune industrie, che più o meno, intese come fare qualcosa di buono per l'ecologia, sicuramente comunque portano risorse che noi mettiamo a terra in nuovi boschi. Chiaramente loro otterranno una migliore immagine rispetto alla collettività, ma noi in maniera molto, molto pragmatica, diciamo, ci interessa poco, non interessa mettere a terra delle soluzioni per queste cose. Però ritorniamo sul tema dell'acqua. Fino adesso abbiamo parlato un attimo sulle altre misure del contrasto al cambiamento climatico. L'acqua è una risorsa che, secondo noi, deve essere usata. Il fatto di usare l'acqua non è uno spreco. L'acqua bisogna solamente usarla correttamente. E per farlo, noi riteniamo che debba essere rallentata nella sua corsa, soprattutto nelle condizioni attuali, dove soprattutto i fenomeni atmosferici fanno sì che l'acqua, il ciclo dell'acqua alla fine ti porta la stessa acqua tutti gli anni, soltanto che avviene, le precipitazioni avvengono in pochi momenti con un'intensità maggiore. Il terreno non è adatto, non è pronto a riceverle, perché col secco si è impermeabilizzato, oppure non è in grado di, la permeabilità non è in grado di assorbire tutta la quantità, e quindi scorre veloce, ritorna velocemente nell'alveo dei fiumi e arriva velocemente al mare. Quindi noi questa risorsa non la usiamo, non la fermiamo e non sfruttiamo i vantaggi che ci può dare. Quindi la spugna che abbiamo sotto i nostri piedi, la falda, non si ricarica. Le falde, che sono la più grande riserva d'acqua dolce che abbiamo nella pianura padana, addirittura si tratta di n volte i volumi dei laghi prealpini. Stiamo parlando di tantissima acqua che abbiamo sotto i nostri piedi. Non viene ricaricata, e quindi cosa fa? Si abbassa e limita l'effetto benefico che c'ha per la traspirazione sulla vegetazione e anche sul microclima. Tutti questi aspetti sul microclima, secondo me, sono un qualcosa che dà un vantaggio sicuramente anche all'impatto, cioè mitigano le temperature, cioè c'è tutto un effetto positivo di conseguenze di queste cose che il fatto di avere una falda alta ci permette di risolvere, oltre al fatto che la falda d'acqua chiaramente alta
aiuta anche l'irrigazione dei campi. L'acqua di falda, tra l'altro, tornando, se non ricordo chi ne aveva parlato della qualità dell'acqua, ha delle qualità intrinseche che danno dei vantaggi sia ecologici che ecosistemici. L'acqua, durante la percolazione della falda, nel primo strato superficiale di terreno, viene fitodepurata. Le radici delle erbe e delle piante praticamente svolgono un'azione di rimozione di alcune sostanze inquinanti che sono contenute nell'acqua. Poi, il passaggio successivo, chiaramente, è la percolazione attraverso le sabbie, le ghiaie che ci sono sotto, e quindi un effetto filtrazione, quindi fermano ancora altri tipi di particolati. L'altro vantaggio sostanziale è che la permanenza sottoterra fa sì che quest'acqua si mantenga a una temperatura molto buona, molto bassa, che dà un vantaggio anche, per esempio, sui problemi microbiologici, piuttosto che anche il fatto che quando rientra nel corso d'acqua, attraverso le risorgive, attraverso le langhe, attraverso qualsiasi strumento, qualsiasi sistema che lo porta di nuovo al fiume, rilascia acqua di qualità a una temperatura minore e che è di una qualità assolutamente maggiore. E appunto questo patrimonio, quest'acqua di falda, fa sì che per gravità alla fine ritorni nei corsi d'acqua. E quindi il fatto di poterla utilizzare, e quindi in questo sistema noi abbiamo rallentato il corso dell'acqua e l'abbiamo trattenuta sul territorio facendo in questa maniera. Se riusciamo a utilizzare la ricarica delle falde, è sicuramente uno degli strumenti migliori. E quindi il parco cosa sta facendo? Sta incentivando il mantenimento delle classiche colture in allagamento, quali le marcite e le risaie, ma anche la possibilità di allagare i campi in quiescenza durante l'inverno. Perché chiaramente non è una situazione impermeabile, quindi quest'acqua poco alla volta andrà a ricaricare le falde. Quest'ultima pratica ha ancora però delle difficoltà per poter essere attuata, che sono dovute sia alla disponibilità di avere acqua durante l'inverno attraverso i sistemi irrigui, sia ai costi eventuali che gli agricoltori devono sostenere, perché chiaramente per loro è acqua. Sì, scusate. Che in ogni caso i consorzi rilasciano e di conseguenza devono far pagare a chi li sta utilizzando. Però, diciamo che il problema della mancanza è dovuto al fatto che i consorzi utilizzano un periodo invernale dove la necessità di irrigazione non è così alta per asciugare i loro percorsi, i navigli, piuttosto che i canali, per fare la manutenzione. Facendo in asciutta chiaramente hanno dei grossi vantaggi economici, perché le lavorazioni che devono fare le possono fare senza avere il problema di contenere l'acqua che passa normalmente nei canali. Però se crediamo che queste pratiche siano un valore per la comunità, occorre che la comunità si faccia carico di supportare sia i consorzi, dandogli risorse per poter permettere di fare opere idrauliche anche un po' più costose, ma che permettono di mantenere l'acqua all'interno dei canali, ma anche per gli agricoltori, che lo sfruttamento di quest'acqua a livello ecosistemico e non per irrigazione ce l'hanno gratuitamente. Questo secondo me è una cosa che bisognerà incentivare, spiegare bene sia ai consorzi sia alla, diciamo, la politica, tra virgolette. Io parlo che sono un politico, però anche la politica deve ragionarci su questo aspetto. Altre azioni di conservazione sul territorio dell'acqua possono avvenire anche su un'oculata conservazione delle riserve di acqua che abbiamo, le riserve dei bacini lacustri. Questo noi, come Parco del Ticino, facciamo parte del tavolo sperimentale per la regolazione del Lago Maggiore e insieme a diversi attori afferenti alla materia. Nei 5 anni scorsi abbiamo sperimentato la possibilità, in certi periodi dell'anno, di mantenere il livello del lago a 1,35 sopra lo zero idrometrico, in maniera tale da avere un polmone in caso di necessità
poter derivare nei momenti appunto in cui gli afflussi non erano sufficienti. Chiaramente appunto, come dicevo, questo dipende sempre dalla possibilità di applicarlo, dipende dagli afflussi, ma dipende anche dalle dinamiche meteorologiche, perché è evidente che se ci furono questi eventi meteorologici così impattanti, bisogna riuscire a prevederli con un certo anticipo, perché il rilascio deve essere fatto in tempo per evitare allagamenti e situazioni particolari. La sperimentazione è terminata nel 2021, ma il buon risultato ha portato a prolungarla di altri 5 anni, quindi c'è il prossimo quinquennio in cui il nuovo obiettivo è quello di portare a 1,50. Chiaramente se l'acqua è disponibile. C'è sempre il problema che diceva il professore prima. Noi come parco abbiamo anche un'azione specifica di controllo che fa parte di un progetto Interreg, quindi con anche la presenza della Svizzera e di altre situazioni, per il monitoraggio degli effetti di queste dinamiche di rilascio dell'acqua variabile come sta facendo. La stessa cosa che stiamo applicando al Lago Maggiore però dovrebbe essere applicata anche a tutti i bacini alpini che sono di sotto quelli idroelettrici, che andrebbero messi in rete, e anche lì chiaramente bisogna sempre poi andare a confrontarsi sulla necessità di produrre energia, sulla possibilità di recepire acqua che può venire in maniera violenta e riempirli troppo velocemente, però secondo me questo è un altro aspetto di miglioramento che bisognerebbe portare avanti, secondo noi, dico secondo me, ma è chiaramente il nostro parere. Quel progetto che vi dicevo di portare a 1,50 il livello del lago in alcune situazioni, quest'anno non avremmo potuto portarlo avanti perché proprio mancavano gli afflussi, però non avremmo potuto farlo lo stesso perché a causa di un ricorso di 4 comuni riveraschi del Verbano, della parte piemontese del Verbano, che hanno sospeso questa cosa perché chiaramente avrebbero perso qualche metro quadrato di spiaggia delle loro località turistiche. Io credo che davanti a problemi come quello del cambiamento climatico e delle azioni che bisogna mettere per il suo contrasto, dei comportamenti egoisti sarebbero sicuramente da evitare, bisognerebbe trovare eventualmente le compensazioni se proprio hanno questo problema questi signori. Voglio concludere appunto con l'invito a mantenere alta l'attenzione su questi aspetti, anche a usare qualsiasi canale di coinvolgimento per far sì che tutti, dallo Stato al cittadino, facciano qualcosa per queste azioni che sono sicuramente di livello superiore a qualsiasi personalismo o egoismo. Non dimentichiamoci della siccità che abbiamo vissuto solo perché siamo in autunno. Questa è una cosa che dobbiamo tenere a mente. Un ultimo appello: non prendiamo decisioni di pancia, perché questo purtroppo durante la siccità si sono sentite tante chimere che dicevano facciamo così e facciamo così, ma scegliamo solo misure che la comunità scientifica ci suggerisce. Grazie. Grazie. Grazie a tutti i tre relatori per i loro interventi. Adesso è il momento anche per qualche intervento del pubblico, per qualche domanda, nel caso non ci fosse. Tanto io, abbiamo parlato in tutte e tre le relazioni, si è parlato più volte dell'aumento della temperatura. ARPA ci dice che il mese di agosto in Lombardia è stato tra 1 e 3 gradi in più rispetto alla media nel territorio lombardo. Noi, quando abbiamo tra 1 e 3 gradi in più, ci preoccupiamo, soprattutto per un mese. Il professor Metrangolo prima parlava di quelli che nell'ultima diapositiva, degli interventi. E allora gli vorrei chiedere, inizialmente, magari se può scendere un po' più nel dettaglio di questi interventi, visto che la colonna più alta è quella dell'uso domestico, è quella che ci riguarda quindi direttamente, dei nostri comportamenti della vita quotidiana, cioè concretamente. Da dove partiamo? Cosa rinunciamo? Cosa tagliamo? Domanda complessa, quindi deve essere un'attitudine, una sensibilizzazione alle tematiche. Quindi sembrerà banale, ma ci sono degli studi dell'Unione Europea, che non cito nel dettaglio perché non li ricordo esattamente, ma che dicono che spegnere la luce quando si abbandona un locale, chiudere banalmente l'acqua quando si
ci si insapona o si usa il dentifricio. Cioè, sono delle banalità da un certo punto di vista, ma che hanno ovviamente cumulativamente sul pianeta un grosso impatto. Si è parlato, c'è stata questa fantastica diatriba su internet sul poter cuocere la pasta a fornello spento suggerito da Parisi, il premio Nobel per la fisica. Ora, sono stati fatti dei calcoli, di fatto l'impatto è basso, no? Però insomma, stiamo parlando comunque di un 0,5% dell'utilizzo di gas all'interno del paese, però comunque cioè, non esiste, il messaggio è che non esiste una misura unica. Bisogna cumulativamente, abbassando le temperature in casa, perché stare a 24 gradi con riscaldamento in casa, ma al di là di queste misure che sembrano tra virgolette banali, ce ne sono un paio altre che sono importanti. Se pensiamo che la prima causa di mortalità dei cittadini nei paesi occidentali è l'eccesso di cibo, quel cibo c'è bisogno di produrlo, produrlo costa, consuma e rilascia CO2. Anche smaltire di fatto quello che poi non mangiamo. Quindi ho fatto già questo esempio un'altra volta, ma andare al supermercato per trovare il pane caldo alle 7 di sera, chiaramente viene buttato il pane freddo fatto al mattino, questo non è più sostenibile. E noi consumatori siamo i primi a non doverlo richiedere. Quindi è proprio un cambio di atteggiamento, una maggiore sostenibilità. Non tocco neanche il problema del consumo della microelettronica, dell'elettronica, perché come vi ho già detto, una cosa di cui si parla pochissimo, i materiali sulla Terra, le materie prime, si stanno esaurendo. Cioè platino, iridio, tutti i metalli con cui noi facciamo le dormite catalitiche, banalmente, si stanno definitivamente esaurendo. L'oro, in questo momento, ce n'è più oro nei cellulari esausti che ognuno di noi ha nel cassetto che in tutte le miniere mondiali. Quindi, perché ci teniamo i vecchi cellulari nel cassetto? Prendiamolo, li portiamo al centro RAE, perché oggi sembrerà banale, ma si recupera persino l'oro presente nei cellulari, perché di fatto è una risorsa finita. Quindi queste sono alcune delle cose. Però non c'è la regola unica nella bacchetta magica. Grazie. Allora io ho una domanda anche per il professor Chiarucci. Stavamo parlando prima della situazione sia del piano invasi di Ambi, ma anche delle perdite del sistema. Ecco, allora volevo mettere insieme un po' le due cose. Innanzitutto, se sul nostro territorio, quali sono le iniziative che Ambi prevede, che tipo di invasi, che tipo di interventi potrebbero essere fatti. La seconda cosa è c'è un problema anche di misurazione, perché noi abbiamo nella nostra rete idrica, nei punti di prelievo, praticamente la misurazione è inesistente. Noi procediamo con stime, perché chiunque preleva, soprattutto diciamo per l'uso agricolo, noi non abbiamo una misurazione effettiva di quanto viene prelevato e quindi anche della, possiamo dire, della qualità di questo prelievo, cioè se è efficiente o meno. Come si potrebbe intervenire in questa direzione? Ecco, premetto di non essere un esponente dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche. Posso però dirvi che Ambi ha tanti progetti e non ha i denari. Basta, ho finito. Ambi ha tanti progetti, non ha i denari. Nel PNRR alcuni interventi sono finanziabili, altri no. Gli interventi più importanti al momento non sono finanziabili. Non sono finanziabili. Quindi, al di là della qualità della progettazione, che le associazioni irrigue, soprattutto quelle strutturate sul territorio, quindi non il piccolo consorzio, non può avere un ufficio studio, un servizio di progettazione adeguato. Dobbiamo ragionare delle capacità di progettazione del consorzio strutturato, che ne sono nel nostro territorio, è l'Associazione Irrigazione Essesia, quella che gestisce le acque e ha un eccellente ufficio di servizio di progettazione.
non ha altrettanta disponibilità finanziaria. Rubo le parole al consigliere Breghieri. Si possono ottenere dei miglioramenti, ma bisogna anche aiutare in termini finanziari. Non si può immaginare che i vari soggetti facciano interventi solo con finanza propria. È necessario immettere anche delle risorse finanziarie di natura pubblica. Questa è un po' una lamentazione comune da parte degli italiani. Però un po' ci deve mettere il singolo soggetto, sì, ma non si può immaginare che opere infrastrutturali vengano caricate tutte sul singolo soggetto. Non è pensabile, perché se si facesse così non si riuscirebbe a fare più nulla. Occorre immettere delle risorse pubbliche ingenti per opere che hanno natura stabile, per opere che hanno natura permanente. Il canale Cavour, come accidenti, è stato fatto. È stato fatto con una imposizione di quella mente stramba, discutibile, ma senz'altro lungimirante, che era il conte Cavour, che con una, direi, intuizione, prese la mappa, chiese le quote e disse: ma allora qui se si fa una bella asta, perché di fatto il canale Cavour è un'asta, riusciamo a derivare l'acqua da qui e a portarla qui. Ecco, lui aveva la capacità, non solo l'intuizione, che quella potrebbero averla in tanti. Lui aveva l'autorevolezza per. Non sto facendo l'elegia di Cavour, sto semplicemente dicendo che le capacità progettuali ci sono, poi ci vuole anche un po' di volontà politica però. Posso lasciarmi su questo per quanto riguarda, visto che è stato fatto un riferimento prima al PNRR, è notizia di oggi che il piano di forestazione della città metropolitana Lomba e di Milano non è finanziabile col PNRR. Inserito nel PNRR da quei tecnici che dovevano avere le competenze per leggere i requisiti europei, perché non l'hanno fatto. E quindi, questo, ecco, io vorrei, mi rilascio per questo motivo, perché il PNRR credo che ognuno di noi qua dentro sappia, magari la sigla sì, non cosa la sigla significhi, ma PNRR lo conosciamo tutti. Ecco, mi sembra che in Italia in questo momento ci sia nei confronti del PNRR un atteggiamento quasi salvifico, no? Cioè verrà magico, verrà lui a salvarci. A parte che è impensabile la realizzazione di tali opere in 3 anni, con la tempistica che l'Unione Europea mette, ma l'Unione Europea mette anche dei paletti estremamente rigidi e tra l'altro ce li dichiara prima. Quindi quello che è successo oggi nella città metropolitana di Milano, il fatto di non aver stimato i requisiti di spazio, 30 ettari, che 6,6 milioni di alberi piantati avrebbero richiesto, fa sì, e mi fa purtroppo propendere, per il fatto che il PNRR per queste grandi opere permanenti non verrà ad essere utilizzato. Quindi, in quel grafico che facevo vedere io, a ridurre l'anidride carbonica dovevamo pensarci 20 anni fa, perché se ci avessimo pensato 20 anni fa, oggi per fare quel famoso target a 2,5 basterebbe una riduzione del 2% anno. Oggigiorno invece dobbiamo andare al 10%. Quindi PNRR con le pinze, perché purtroppo non ci sono stati né il tempo né le competenze. Si aveva il piano forestazione nel cassetto, lo si è tirato fuori, lo si è messo, lo paga il PNRR. No, l'Unione Europea ha detto no. In effetti, come accennava il professore, i paletti sono molto rigidi e immaginare un triennio per opere del genere è assoluta, è di pura fantasia, cioè pura fantasia. In 3 anni non riesce a fare queste opere, perché sono opere impattanti, sono opere grosse, grandi spostamenti di volumi di terra, devi realizzare opere in calcestruzzo, cioè non è una roba banale. Si possono fare. L'ingegneria idraulica italiana è eccellente, noi siamo bravissimi. Abbiamo bisogno di soldi per fare,
scusate la maleducata affermazione, ma è così, senza denari non vai da nessuna parte. Oh, che fantasia, starò dicendo qualcosa di originale, ma quando mai? Senza denari non vai da nessuna parte, anche quando i denari ci sarebbero, ma non hai l'accortezza per leggere tutte quelle maledetti codicilli che ti bloccano, anche perché questi... questi bandi sono fatti non sempre comprendendo le particolarità del nostro territorio, che sono diverse da quelle dell'Europa centrale. Il nostro territorio ha connotati, e questo si accentua andando al sud, ha dei connotati che non sono quelli dell'Europa centrale, non lo sono, sono territori diversi. E meno male. Ma per carità, ma va bene così. Ma non è né giusto né sbagliato, è così però. Non è giusto, ma neanche sbagliato. È un dato di fatto. Che era, è e sarà. Speriamo. Grazie anche per l'intervento accalorato. Non sapere se c'è qualche altro intervento. Altrimenti io vi congedo, vi saluto, vi ringrazio per essere stati qua e vi auguro una buona serata. Ringrazio di nuovo i nostri relatori. Festival di Automazioni e anche i Rotary che hanno organizzato questa serata. Grazie e buona serata. Grazie a tutti. Grazie.